Al via da questa mattina i test volontari antidroga per deputati e senatori. Sentiamo Ida Peritore. Si presentano alla spicciolata senatori e deputati al centro sanitario antidroga. Zanda, De Gregorio e più mattinieri, poi arriva Capezzone, Larizzoli. Il test è volontario, anonimo e gli esiti sono sicuri. È il modo con cui il mondo politico vuole chiudere le polemiche sull'uso della droga da parte di alcuni parlamentari. Il presidente Casini ricorda che l'UDC voleva il test obbligatorio. Noi in passato, la scorsa legislatura, abbiamo proposto una legge che rendesse vincolanti questi controlli, esattamente come ci sono per chi guida gli aerei o chi ha particolari responsabilità. La legge è stata bocciata. Oggi questo test è meglio qualcosa che niente. Anche il presidente dei senatori PDL, Gasparri, non è contrario a una norma del genere. I politici hanno il dovere di essere limpidi, sottolinea, ma non solo loro. Penso che forze dell'ordine, magistrati, perché no? Fanno le sentenze. Un magistrato che dovesse scrivere una sentenza in preda alla cocaina, che cosa potrebbe poi scrivere? Quindi io credo che chiunque svolge funzioni rilevanti farebbe bene a garantire una buona condizione psicofisica e quindi il non uso di droghe. Non ho niente da temere, ma non lo farò, annuncia Cicchitto. Tutto nasce dall'ossessione per la vita privata del Premier, che poi si è estesa alla vita privata di tutti i politici.